Una catena del freddo per il trasporto e la conservazione dei cibi surgelati per le Caritas, Misericordie, parrocchie e centri di accoglienza distribuiti in tutta la regione. Un'iniziativa di solidarietà da parte dei Lions Toscani per il Banco Alimentare, una donazione che vede l'acquisto di un furgone frigo e 80 congelatori. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Presidenza della Regione. Un supporto a famiglie che hanno difficoltà e bisogno, incrementando, si è calcolato, di circa il 35% le potenzialità degli aiuti. È un'iniziativa che è stata condotta con il Banco Alimentare, ma questa volta non è stato il versamento di soldi, è stato invece l'investire su un mezzo, il camioncino, un sistema, ovvero i congelatori, una rete di volontariato che sta a contatto con le persone. I Lions responsabilmente hanno scelto di affrontare questo argomento, come sempre fanno sui territori, con il coinvolgimento di tutti i club della Toscana, 93 club, 3.000 persone che hanno scelto con passione di affrontare questo service, che sarà completato entro i primi 2 mesi dell'anno prossimo, quindi un grande orgoglio anche in termini di velocità. La catena del freddo permetterà così di poter distribuire anche cibi surgelati. Chiudere questa filiera del recupero ingegnoso anche sul settore surgelati vuol dire avere a disposizione tantissimo cibo di alto valore, perché si parla di carne, pesce, verdure, da poter donare ai bisognosi. I Lions puntano a consegnare il mezzo e gli 80 congelatori entro marzo 2021.